Affida il tuo gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Sofì di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aertofì è in via Verde 58 a Bitonto. Aertofì di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Ben ritrovati a tutti i telespettatori, eccoci di nuovo in questo secondo intervento del racconto che Bitonto TV sta organizzando oggi nella festa esterna dei Santi Medici Cosma e Damiano e eccoci in questa piazza che è un punto importante del percorso che è la processione che stamattina si è avviata dalla Basilica omonima dei Santi Medici, ora sta continuando per poi appunto proseguire nel centro antico di Bitonto. E questa piazza è importante perché in questo momento state vedendo i Santi Medici che si avvicinano da via Magenta e arriveranno in questa piazza che, per chi non è di Bitonto, la toponomastica bitontina la definisce Piazza Caduti del Terrorismo, però ecco, Bitonto è più conosciuta come la Piazza delle Croci, quella vicino alla Via Traiana che porta al Museo Monumentale di Bitonto.
questa è anche una zona molto particolare e anche importante dal punto di vista storico, perché proprio il luogo in cui ci troviamo era il sito della Porta Robustina, ovvero la porta più a ovest della cinta muraria medievale, e appunto era in questa zona che la processione, prima che le immagini dei Santi Medici fossero traslate nell'attuale basilica, prendevano il loro avvio all'interno della città antica. E infatti le immagini dei Santi Medici sono poco tempo fa state all'interno della chiesa di San Giorgio, che era appunto la vecchia sede di queste immagini. E a questo proposito possiamo chiedere alla regia di inviare il contributo video riguardante la sintesi dell'uscita dei Santi Medici dalla Basilica, perché ecco, anche chi non ha assistito al nostro primo collegamento possa, ecco, rivivere le emozioni che tutti noi abbiamo vissuto stamattina alle 7:30. Oggi la fallazione di tanta gente. Evviva i Santi Porcellana, che oggi per te solo mi avete in mano. Evviva i Santi in mano. Eccoci ancora una volta in Piazza Caduti. Abbiamo detto della sosta che le immagini e i sacerdoti soltanto hanno fatto all'interno della chiesa, proprio in ricordo dell'antica dell'antico modo con cui appunto la processione prendeva l'avvio nella città antica. Che cosa avverrà adesso, fra pochi minuti, quando le immagini arriveranno al centro della piazza, tra lo scampanellio delle chiese vicine? Le immagini saranno posate su degli scranni ed è uno dei pochi momenti appunto in cui ciò avviene, se non appunto gli altri momenti in cui le statue possono essere messe giù è soltanto per permettere a qualche malato o a qualcuno che chiede appunto di avvicinarsi alle statue per deporre un ex voto, quindi qualcosa di straordinario. Qui invece abbiamo una tappa tradizionale del percorso della processione. Le statue saranno abbassate e, cosa molto particolare, i bambini che sono qui presenti saranno passati mano per mano tra gli astanti, coloro che appunto saranno vicini alle immagini dei santi, proprio per permettere a questi bambini di poter toccare con mano le immagini. Possiamo dire come, ecco, questa particolarità sia molto interessante, perché non è molto usuale vedere come appunto la pietà popolare cerchi addirittura una sorta di contatto fisico con le immagini, anche se vogliamo non è completamente estraneo a questo tipo di religiosità e questo tipo di espressione di fede. Possiamo ad esempio pensare a un episodio del Vangelo, in particolare questo episodio riportato sia da Matteo che da Marco, e Gesù è presente in una via, sta andando presso un signore che gli ha chiesto di intervenire per aiutare sua figlia che sta male, no? E l'episodio si concluderà con il Talita Cum, ovvero rialzati fanciulla e la bambina tornerà a vivere.
Però in quel tragitto gli evangelisti raccontano un episodio molto particolare. Gesù è nella ressa, sta cercando di passare, quindi un po' come, ecco, possiamo vedere qui, no? Tanta gente che accerchia l'immagine dei santi, lì Gesù, e a un certo punto c'è questa signora che cerca una grazia da Gesù perché soffre di emorragie che nessun medico è riuscito a guarirle, e quindi tenta disperatamente di entrare in contatto con Gesù e gli tocca il mantello. E a un certo punto Gesù dice: chi mi ha toccato? E gli apostoli dicono: ma signore, ci sono così tante persone che è difficile dire chi ti ha toccato adesso o chi ti ha toccato prima. E Gesù dice: no, c'è qualcuno che mi ha toccato. E là poi la donna si fa avanti. Questo, ecco, era un esempio di come appunto la fede cerca spesso e volentieri un contatto. Pensate anche quando, come Padre Pio, no, veniva quasi assalito, tra virgolette, dai fedeli che cercavano di togliergli un pezzettino dell'abito monacale, no, per portarlo con sé. È un po' la stessa cosa, essenzialmente. E adesso vedete le immagini che si stanno avvicinando, vedete i palloncini, che è un simbolo della devozione popolare di coloro che vivono nella città antica, che hanno fatto una colletta per acquistarli, e fra poco saranno liberati quando le immagini saranno fermate. A proposito di espressione popolare, possiamo dire anche che in Piazza Caduti spesso e volentieri si verifica un evento che tecnicamente sarebbe illegale, però alla fine gli abitanti del centro antico cercano comunque di farlo, ovvero gli abitanti del centro antico cercano di far deflagrare dei giochi pirici piccini, però cercano sempre di farsi sentire. A volte li riusciamo a inquadrare, a volte no, però ecco, speriamo che, ecco, questa volta riusciamo a vederli, per quanto appunto non sappiamo da dove verranno lanciati, visto che appunto chi organizza questo gesto devozionale cerca sempre di non farsi cogliere in flagrante. Ecco che le immagini si avvicinano, fra poco saranno adagiate sugli scranni, vedete, ecco, i movimenti un po' convulsi. Fra poco Don Vito Piccinonna, il rettore della Basilica dei Santi Medici, incenserà le immagini. Ecco l'applauso che sottolinea la solennità e la vicinanza del momento. L'incenso è un simbolo antico. L'incenso veniva utilizzato in Oriente per celebrare i re. E quest'anno, e meglio nella chiesa, spesso l'incenso viene utilizzato durante la liturgia. Questo perché con l'incenso si riconosce la regalità e la divinità delle immagini, che sono un simulacro, ovvero un simulcaro, quasi carne, quasi. Ecco gli spari che non si fanno mancare neanche quest'anno, però non riusciamo a vederli.
guardate i bambini, anche se ci sono un po' di palloncini, però adesso li vedremo, i bambini che vengono passati tra la folla per far loro toccare le immagini. Il momento in cui la processione è ora arrivata è, oltre che ovviamente un momento di ristoro per i portatori, è anche il momento in cui si ha la fine della prima parte della processione, perché dall'avvio dalla Basilica adesso qui vengono cambiati i portatori, ad esempio, no? I portatori delle immagini dei Santi Medici sono attualmente 32 al mattino e 32 al pomeriggio, e quindi in questa occasione vengono cambiati appunto i portatori, che proprio sotto al luogo in cui ci troviamo vengono vestiti dalle loro mogli, che appunto li aiutano a indossare il camice, che è appunto questo elemento tipico, no, del portatore abitonto. Francesco Cambione stamattina ci parlava di questa sorta di casta dei portatori, che a Bitonto è molto particolare perché non ci sono i confratelli, quindi magari questi portatori non porteranno appunto il simbolo o lo stemma della confraternita, ma porteranno semplicemente un cingolo, il cingolo del colore appunto di San Cosma, ovvero il rosso, o il verde, quindi San Damiano. Da questo momento in poi parte quindi la seconda parte della processione, che è appunto quella che si svia, si inserisce all'interno del centro antico, e quindi da questo punto in poi ecco, anche la processione dal punto di vista, ecco, prettamente logistico diventerà ancora più complessa e ancora più difficile da percorrere, piuttosto che appunto tutto il percorso finora percorso, perché le strade del centro antico, non so se Antonio magari riesce a inquadrarle, sono davvero strette, e quindi la strada che abbiamo di fronte a noi è larghissima in confronto, e quindi proprio per questo motivo la processione, ovvero tutta la fase del mattino della festa esterna dei Santi Medici, è detta intorciata, proprio probabilmente per questo torcere, ovvero per l'andamento sinuoso delle strade. Oppure c'è l'altra opinione secondo la quale torcere, questa intorciata, sarebbe piuttosto da ricondurre proprio alla presenza di queste torce possenti che sicuramente vedete, che sono portate appunto dai vari fedeli che partecipano alla processione. Ricordiamo anche che i Santi Medici, proprio perché entrano in una nuova zona della città, sono stati accolti anche dal sacerdote del quartiere, il Don Paolo Candeloro, parroco della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, che è proprio qui vicino. E questo appunto è un momento tutto solenne, tutto dedicato ai fedeli che sono accorsi, nonostante l'ora di pranzo, nonostante, ecco, il leggero vento che, ecco, può dare anche un po' di fastidio. Ve ne parla anche chi magari, ecco, stamattina è andato a prim'ora in Basilica, e certamente faceva anche un po' più freddo di ora. Sentirete nel sottofondo, oltre, ecco, agli applausi che accompagnano la processione, i canti
che in dialetto, spesso e volentieri, le compagnie dei fedeli pellegrini che a piedi sono venuti fino a Bitonto dalle città limitrofe cantano e che appunto sono tradizionali si alternano durante la processione. In questo momento è appena terminato il momento di preghiera che è stato fatto in onore e in ricordo di una nostra concittadina che ultimamente molti hanno conosciuto, la signora Tarantino, che è stata vittima di un involontaria di uno scontro armato, un momento assolutamente negativo, assolutamente poco felice della nostra comunità, cosa che tra l'altro è avvenuta proprio qui dietro, per cui era sicuramente importante questo ricordo. E tra l'altro proprio nel luogo in cui siamo è stata apposta nello scorso inverno una targa in suo ricordo dal comune di Bitonto. Sentite che ogni tanto Don Vito dice questo procediamo. E chi ha seguito stamattina sa bene la spiegazione che è stata data, perché i fedeli, come vedete, stentano ad avanzare non tanto e non soltanto a causa del peso di questi grossi ceri che vengono portati. C'è questa leggenda che vuole che i ceri siano commisurati alla grazia o alla colpa da espiare, ma queste sono solo leggende. Comunque questo invito di Don Vito è fatto proprio per invitarli a muoversi, perché loro, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, di questo contatto fisico che cercano con il simulacro, appunto loro non vogliono camminare, stentano a camminare proprio per essere il più vicini possibili alle immagini. In questo momento, dicevamo, in cui si apre la seconda tappa della processione, cambia anche la banda. Stamattina era la banda cittadina Traetta che accompagnava le immagini. Da qui in poi, quindi fino alla fine della processione, sarà la banda Bastiani Lella che accompagnerà le immagini. Tra poco vedremo le immagini proprio sotto di noi e potrete ammirare anche la preziosità degli abiti che le immagini indossano. In particolare possiamo dire che queste qui non sono, questi non sono i vestiti che di solito le immagini portano durante tutto il resto dell'anno, proprio perché c'è una differenziazione. In questa occasione, l'occasione della festa esterna, ci sono dei vestiti particolari che vengono indossati solo in questa occasione e che sono stati confezionati dalle suore benedettine, il cui monastero è proprio qui, in questa stradina in cui appunto ora le statue stanno per entrare. E proprio per questo motivo le statue fanno una sorta di inchino, ovvero vengono rivolte verso la facciata del monastero, che appunto si affaccia sulla strada, proprio per permettere alle suore, che sono suore di clausura, di contemplare, ecco, in maniera straordinaria, eccezionale, queste immagini. E in particolare possiamo anche ricordare che proprio oggi c'è una suora
del monastero, che compie addirittura 103 anni cogliamo l'occasione anche per farle i nostri auguri. Sentite i pellegrini che cantano: beato il tesoro che avete in mano. Qual è il tesoro? Sono le due cassette che le immagini dei santi portano appunto in mano, oltre alla palma del martirio, simbolo appunto del sangue versato per la fede. Però San Cosma porta una cassetta particolare, quella del chirurgo, mentre San Damiano porta un'altra cassetta, quella del farmacista, proprio appunto ricordando anche una consuetudine che addirittura affonda le sue radici nell'antica Grecia, dove il dio greco Asclepio, che era appunto il dio della medicina, portava sempre con sé nelle raffigurazioni due cassette, quella del farmacista, ed era appunto quella verde, e quella blu, che conteneva i veleni utilizzati per guarire dalle varie malattie. Oltre alle due statue dei Santi Medici, ricordiamo che nella base ottocentesca che appunto sostiene i due santi, c'è anche un reliquiario che contiene due importantissime reliquie dei Santi Medici. In particolare sono ossa del braccio sia di San Cosma che di San Damiano. Il reliquiario, che è evidentemente un elemento non soltanto diciamo dal punto di vista artistico importante, ma anche dal punto di vista devozionale importante, perché ogni 26 del mese i fedeli possono appunto venerarlo con un bacio che viene fatto appunto dare durante le celebrazioni in onore dei Santi Medici. E questo reliquiario è molto importante e interessante anche perché ha una sua storia. È un reliquiario che nasce nel contesto bitontino. Una famiglia importante della città di Bitonto dell'Ottocento, in particolare la famiglia Silos, in virtù di un miracolo che appunto il capofamiglia aveva ricevuto, volle appunto donare questo reliquiario d'argento. Ecco, vedete che le immagini si sono fermate un momento in maniera eccezionale, proprio perché si vuole permettere a tutti di avere questo contatto, questo momento intimo, privato, con le immagini. E in questi momenti che senz'altro ci domandiamo, no? Sorge la domanda sul motivo che può spingere, ecco, nel 2018, quindi in un momento in cui si dovrebbe essere magari un po' meno influenzati dalla religione, il perché appunto questo tipo di manifestazioni
esistono ancora, e quello che sicuramente ci viene da dire è che non possiamo in alcun modo giudicare chi prende parte a questi riti, non possiamo giudicare le ragioni che appunto possono muoverli, però a noi interessa raccontare questi momenti, perché non solo fanno parte della storia di Bitonto, ma evidentemente sono un patrimonio culturale, un patrimonio religioso importante che non possiamo, ecco, dimenticare o lasciare, ecco, all'oblio. Vedete come la processione procede un po' più a rilento qui, proprio perché dicevo, il momento è delicato, la via è stretta, i fedeli non vorrebbero passare, ed ecco che appunto tutto diventa più macchinoso, più farraginoso, però pian piano ci si riesce senz'altro. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti, ecco, visto che ci avviamo alla conclusione di questo secondo appuntamento. Il terzo appuntamento della giornata, verso le ore 16 circa, si avrà nelle vicinanze di Porta Baresana, ovvero vicino all'ingresso principale della città di Bitonto, quello appunto della città antica. In quell'occasione appunto vi racconteremo quest'altro momento importante della processione, dove appunto verranno lanciati in aria ancora dei palloncini e anche un pallone aerostatico, che sono doni degli esercenti commerciali della città vecchia. Ancora avremo poi l'ultimo appuntamento della giornata, quello conclusivo, in piazza 26 Maggio, quando le statue saranno all'incirca verso via Verdi e poi via Repubblica, e quindi poi in piazza, seguiremo gli ultimi istanti della processione e poi la messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Cacucci, che probabilmente avremo in studio per una piccola intervista prima appunto della Santa Messa, in attesa appunto dell'arrivo delle immagini, e quindi concluderemo questa lunga giornata di festeggiamenti in onore dei santi. Vi ringraziamo dunque per averci seguito, vi ricordo le nostre piattaforme: Delta TV in digitale terrestre al canale 78, Radio Popiz al canale 881 e 656, e vi ricordiamo quindi alle 16 anche su Bitonto TV, sulla pagina Facebook della testata. Vi ringraziamo per averci seguito, a dopo!
Affida il tuo gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Aiuto Fee di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee e i gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aiuto Fee è in via Verde 58 a Bitonto. Aiuto Fee di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto.